provolone in generale ha una ricetta che è del sud, è una ricetta campana. Circa attorno all'Unità d'Italia, alcune famiglie del sud, già produttrici, hanno individuato nella nostra zona padana zone molto ricche di materia prima latte. È stato un matrimonio che ha subito sortito un effetto positivo, nel senso che questo gusto del sud portato in un prodotto qui al nord è stato subito ben recepito. Tant'è che comunque il nome cacio, anche nel dialetto nostro cremonese, è sinonimo di provolone. Mentre per le altre produzioni di altri tipi di formaggi, che una volta effettuata la cagliata inizia per loro una stagionatura, diciamo tra virgolette, il provolone valpadana deve stare in sosta per alcune ore su dei tavoli in modo che maturi. Questa maturazione porta ad una sorta di acidificazione di questa pasta che permetterà poi la filatura. Il provolone penso sia il prodotto dove l'artigianalità e la manualità è ancora molto 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 preponderante. La chiusura stessa della forma di mandarone o qualsiasi provolone fatta ancora a mano, non ci sono macchine che li possano intervenire. Qui la fantasia, proprio perché veniamo dal sud, come ricetta, gioca un ruolo importante anche nel diversificare. Ed è un prodotto che ha un evolversi, per cui un piccante all'inizio non è piccante, è solo poco più che saporito. Nella crescita ha una trasformazione al proprio interno che lo rende, torno a dire, inimitabile. Quindi uomo è uomo se mangia il provolone piccante.